Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di invalidità civile, di revisione veloce e senza la visita di controllo. Un'importante novità, insomma. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Attraverso una circolare l'INPS ha specificato come saltare la visita medica per la revisione dell'invalidità civile. Nello specifico non è più necessaria la visita medica presso gli ambulatori INPS per l'accertamento dell'invalidità civile e l'handicap. Il tutto è stato spiegato nell'ultimo messaggio INPS numero 926 che è stato pubblicato in data 25 febbraio 2022, dove è stato illustrato il procedimento di convocazione a visita diretta di revisione per i verbali per i quali è prevista la revisione. Le commissioni mediche INPS sono autorizzate all'accertamento dell'invalidità civile dei cittadini anche solo sulla base degli atti in cui è presente una documentazione di tipo sanitario che consenta una valutazione completa e allo stesso tempo obiettiva. L'INPS, 4 mesi prima della data prevista per la visita di revisione, invita il cittadino a trasmettere la documentazione sanitaria telematicamente. Successivamente la commissione medica formulerà il proprio giudizio sanitario valutando gli atti prodotti senza quindi procedere a visita medica. Questo sempre che la documentazione sanitaria venga ritenuta sufficiente per una valutazione obiettiva. In ogni caso, l'interessato sarà poi convocato a visita diretta per mezzo di raccomandata con la data e l'ora. Per quanto riguarda la trasmissione dei documenti sanitari INPS, l'Istituto di Previdenza Sociale informa che sul proprio sito internet è stato rilasciato un nuovo servizio denominato Allegazione Documentazione Sanitaria Invalidità Civile. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.